2014 è sicuramente stato un anno pieno di grandi soddisfazioni, no? Perché è iniziato con un disco autoprodotto che, come dicevamo prima, mi ha regalato qualche disco d'oro tra i singoli, e poi c'è stato il boom mediatico di Tale e Quale Show. Ne approfitto per salutare un pezzo di Tale e Quale Show. Pensa, guarda quanto sono stato stupido. Tu eri lì che ci riprendevi, no? E c'era la mia amica Raffaella che mi diceva, perché lì mi contattarono per fare, in quel periodo più o meno, per fare l'isola. Mi dice, e io ne parlai con lei, e lei mi disse, no, vai tranquillo, una cosa, ma niente di una cosa fantastica. Vabbè, tutte quelle minchiate che mi ha detto, si può dire che ore sono, non si poteva dire, fa niente, l'ho detto. Parla con Walter, mi disse, e poi io invece non ti ho mai chiesto niente. E quando poi ti ho rivisto sull'isola, la prima puntata, ho detto, guarda quanto sono stato deficiente a non averti chiesto niente. Non mi avresti detto niente, no? Mi avresti detto qualcosa, bugiardo. Beh, non avresti saputo che io, diciamo, sarei stato... Ti avrei chiesto così a grandi linee, che poi non ti ho mai, non ti ho mai importunato sull'isola, perché voi eravate, se dovete sapere, che i cameraman sull'isola erano, diciamo, manco ciao. Lui accennava un sorriso, però mi sorridevi, e per noi era già tanto, fidati. Quindi torniamo a Tale. Ma quest'anno ci sei a Tale Quale? Ti stai divertendo? Non dire cazzate. Ti sei tagliato i capelli? Come mai? Ti sei rotto le balle? Ah, hai fatto bene. Ma no, mi devi. Allora, quindi lui è stato fuori 2 mesi. Cioè, mi immagino la felicità. Loro sono le tue figlie? Lei è tua figlia? Così piccola. E com'è stato 2 mesi senza... Com'è stato? Figo sull'isola, vero? Voi vi sentivate tutti i giorni? A te t'hanno ucciso i mosquitos? Peccato. Hai fatto un po' di fame? No. Però sei dimagrito? Adesso? No? Va bene, visto che oggi celebriamo un anno della OXA a Tale e Quale Show, iniziamo proprio con una, insomma, sai, spesso succede che ci sentano gli originali, no? Sentano, vedano il programma e fanno i complimenti. Ecco, l'esatto opposto è successo dopo un anno con la OXA. Tra l'altro l'imitazione è una delle imitazioni più riuscite. Almeno a detta del web e del... insomma... Musica! Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore tra una stella che guarda. Di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore ed è come un bambino che ha bisogno di cuore. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino, il terreno migliore. Quando nasce un amore questa voglia di farmi, e ti senti capace, non ti puoi più fermare, come un fiume alla voce che si getta nel mare. Quando nasce un amore è l'universo che si svela. Sì, a parte amare un futuro.
quando nasce un amore.